Amici della Protezione Civile.it, siamo ancora Protec 2013, siamo allo stand di Flat Guardian, siamo qui con Andrea Neri, tecnico di progettazione. Buongiorno Andrea. Potresti gentilmente presentarci la stazione sulla quale poi si sviluppa il progetto? Il sistema Flat Guardian è stato progettato per essere svincolato dagli attuali operatori telefonici, in modo che il cliente non sia costretto a sottoscrivere degli abbonamenti per la trasmissione dei dati. Ma c'è un sistema Zigbee che può essere collegato in modo catenario, ogni stazione può essere collegata fino a 5 km l'una dall'altra, in modo da comunicare ognuna con la successiva e con la stazione centrale, oppure con il collegamento a stella, quindi stazione dell'operatore, un punto centrale tipo hotspot e le altre stazioni piazzate sul territorio, in modo da comunicare comunque con la centrale. E l'operatore in tempo reale conosce le informazioni di tutte le stazioni e in automatico, in assenza di operatore, si può generare un allarme dell'innalzamento del livello, in modo nel qual caso di sfollare le abitazioni per sicurezza. Il sistema è stato pensato per essere autonomo, quindi senza bisogno di portarci un'alimentazione derivata dall'Enel, ma è dotato di batteria interna per il funzionamento notturno e un piccolo pannello solare. L'impatto ambientale è minimo perché l'intera struttura può essere montata sotto un ponte o a fianco. Le uniche due cose che devono essere portate all'esterno sono il pannello solare, perché deve essere alimentato, e la piccola antennina, che ha un bassissimo impatto ambientale, che va posizionata almeno all'altezza del livello della strada. E il consumo è veramente ridotto, quindi anche in caso di maltempo o nuvola il sistema funziona senza problemi. E nel caso in cui la stazione rilevasse un guasto, questo viene comunicato al sistema centrale? Sì, il sistema è dotato di una scheda di ridondanza, in modo che in caso di guasto si attiva la seconda scheda e invia un messaggio all'opposto operatore di avvisare al più presto un tecnico per la riparazione. Grazie Andrea.